Ciao ragazzi e ciao ragazze! Oggi vedremo insieme tre metodi per applicare il fondotinta in maniera diversa dal solito. Prima di tutto però mi voglio scusare per la qualità di questo video perché è il primo che registro da sola perché Yuri non c'era, non aveva voglia di aiutarmi, quel cattivone. Comunque ho settato tutto io, spero di non aver fatto qualche casino perché sapete che non sono una grandissima videomaker e so che l'audio è davvero pessimo, ho utilizzato il microfono ma non so che cavolo ho combinato, quindi spero che non vi dia troppo fastidio. Niente, vi lascio al video e ci vediamo dopo per le considerazioni finali, andiamo! Prima di partire una piccola premessa, questo video sarà uno dei primi con un fantastico focus sul mio faccione super quadrato, super senza trucco, per farvi vedere meglio i risultati sulla pelle, per vedere la compattezza dei pori. Non spaventatevi se diventerò strabica, se guarderò a destra, se guarderò a sinistra e non sempre nell'obiettivo, perché ci sono le anteprime, quindi mi guardo per vedere cosa sto combinando, se sto effettivamente registrando nel modo giusto. Adesso possiamo partire davvero. Utilizzeremo sempre lo stesso prodotto, lo stesso fondotinta, che in questo caso è una novità appena uscita sul mercato, di cui vi ho parlato nell'unboxing e che in tantissime mi avete chiesto domande riguardo a questo prodotto, quindi oggi lo utilizziamo e vi svelo come utilizzarlo al meglio. Il brand è Clinique, si tratta di una novità sul mercato, sono questi due aggeggini. Si tratta di un intruglio magico da fare personalmente, il nome è BIY e si tratta di pigmenti liquidi da mixare alla vostra crema giorno preferita. Io utilizzo una crema idratante sempre di Clinique, la trovo fantastica, leggerissima e va bene per il mio tipo di pelle, ma scegliete quella che preferite. In ogni caso, se vi piace questo prodotto e volete provarlo, qui sotto vi lascio tutti i link utili e un fantastico codice sconto che non potete lasciarvi sfuggire per tutti i prodotti Clinique sullo shop online. Passiamo quindi a utilizzare questo fantastico fondotinta utilizzando la silicone sponge. Andiamo! Per questo primo tentativo di silicone sponge fatta in casa utilizzeremo la cosa che ho visto in assoluto di più sui social, su Instagram, su YouTube, ovvero... Dum dum. Una fantastica tetta di gomma. Si tratta in realtà della parte di un mio vecchio reggiseno, quelli che si appiccicano alla pelle. In realtà non so perché le ho, perché non funzionavano, lasciavano un sacco di segni sulla pelle, mi davano fastidio, ora è anche caduta, fantastico. Quindi la raccolgo e vi faccio vedere un attimo come si fa. Abbiamo la nostra fantastica silicone sponge, è della forma che viene venduta, è praticamente identica perché è silicone allo stato puro. Inoltre questa, a differenza di quella che vendono, è anche più cool perché si appiccica alle dita, quindi è più comoda da usare. Ma andiamo a vedere come utilizzarla e se funziona davvero, perché non l'ho ancora provata. Pochissimo prodotto applicato sulla mano, ho fatto quel mix, quell'intruglio magico con i prodotti Clinique di cui vi ho parlato prima. Ora ne prelevo una piccola quantità con la mia silicone sponge nuova di Zecca e andiamo ad applicarla sul viso in qualche modo. Allora, l'effetto mi piace davvero un sacco. Inoltre la spugnetta, adesso ve la faccio vedere, non si è sporcata per nulla, basta una passata con la mano ed è già pulita, comunque anche con l'acqua si asciuga in 3 secondi perché appunto il silicone non assorbe acqua. Ora vi faccio vedere il risultato da più vicino. E comunque la pelle rispetto all'altra guancia è molto più uniformata e il bello è che il fondotinta da applicare si ridurrà, scusate il mio italiano correggiuto, proprio fantastico. Comunque, a parte gli scherzi, mi piace la texture che crea, è naturale, è super liscia, non ha l'effetto spazzola che danno alcuni pennelli di bassa qualità, ma anche di alta, perché ne ho provati alcuni veramente pessimi. E quindi approvato e davvero low cost, perché quel reggiseno che avevo comprato
era anche di bassissima qualità, l'avevo preso dai cinesi, proprio in un magazzino, un grande magazzino a qualcosa tipo un euro, quindi da fare, e anche perché da lì ne escono davvero davvero tante di silicone sponge e approvato. Secondo metodo, abbiamo bisogno di una beauty blender, non di silicone ovviamente, la classica beauty blender di spugna, credo che sia. E... tada! Pellicola trasparente, quella classica che acquistate al supermercato e che utilizzate per coprire i vostri intrugli in cucina e sì. Vabbè, comunque, possibilmente in uno stato migliore della mia perché... io la pellicola non ci amiamo proprio e niente, questa è la cosa migliore che sono riuscita ad ottenere. Comunque prendiamo la nostra beauty blender semplicemente e la avvolgiamo all'interno della nostra pellicola. E voilà! Ora andiamo a provare questo metodo di applicazione. Ho sempre il mio intruglio Clinic sulla mano. Vado a prelevarne un po' con la mia beauty blender, ancora più beauty e ancora più blender, perché vabbè, ne ho prelevata un po', faccio vedere, e vado a picchiettarla sulla guancia che non avevo toccato. Allora, considerazioni, la beauty blender con la pellicola funziona, funziona bene per le parti più estese del viso come fronte, guance e basta, il naso se ce l'avete gigante come il mio, ma non so che non è una cosa molto diffusa fortunatamente per voi, comunque essendo la pellicola molto sottile, se non stesa bene come nel mio caso va a formare delle grinzette che poi vi daranno fastidio al momento dell'applicazione. Quindi per definire le zone estese è molto molto meglio la prima scelta, ovvero quella ritagliata dal reggiseno. Passiamo al terzo ed ultimo consiglio per quanto riguarda l'applicazione del fondotinta con materiali siliconici. Ho trovato dei video su YouTube dove consigliavano di utilizzare delle solette per scarpe. Ne avevo centinaia, perché... io sapete che ho un piede gigantesco e quindi ho problemi di vesciche, perché ovviamente le persone normali, le donne soprattutto, non dovrebbero avere un 42,5. Quindi i brand pensano bene di produrre fino ad un massimo di 41. Quindi una povera Alice deve adattarsi ad indossare scarpe di due numeri inferiori al suo. E questa è la mia triste vita scarpesca. E niente... a questo motivo l'anno scorso ho appunto firmato una collezione con Dykeman, se l'avete vista, se volete dargli uno sguardo vi lascio il link qui sotto sul blog, perché sono molto molto fiera di questa collaborazione, perché è uno degli unici brand che produce anche il mio numero, e quindi fare una collezione firmata da me per quanto riguarda Dykeman è stata davvero una grande cosa e sono felicissima. Comunque, chiuso questo argomento fashion, torniamo al nostro beauty e ho preso queste solette. Se andate in farmacia, sì, c'erano quelle Scholl, c'erano quelle di marca, ma costavano davvero davvero troppo. Quindi ho trovato queste da Tiger, sono per le vesciche, sono piccolissime, costano un euro. Quindi le ho comprate subito, anche perché una la utilizzerò ovviamente per truccarmi e le altre andranno subito nelle mie scarpe. Ora ne tolgo una. Sono anche queste super appiccicose e sostanzialmente hanno la stessa funzionalità e grandezza e tutto. Sono praticamente identiche a questo reggiseno, quindi vedete voi quale scegliere perché sono identiche. Adesso andremo a vedere l'applicazione, però mi sembrano davvero identiche a vederle. Comunque, ho scelto queste piccole perché le voglio utilizzare per gli occhi e per le imperfezioni, comunque i punti spigolosi del mio muso. Andiamo a vedere come funzionano. Ho sempre una piccola quantità del mio DIY mixato alla crema giorno di Clinique, vi lascio sempre qui sotto il link, e ho nell'altra mano la mia spugnetta soletta, questa cosa qua. Vado a prelevare una piccola parte e vado a tamponare le zone interessate, in questo caso gli occhi. Ok, dimenticate tutto quello che ho detto prima riguardo alle cose uguali alle altre.
Oh, raga, mi sto innamorando. Penso che comprerò un esercito di isolette per scarpe. Poi sono fantastiche perché col mio nasone, non so se lo vedete, ma comunque quando mi vedete in giro notate prima il naso che mi è sicuramente. ho degli angolini proprio molto molto fastidiosi e sono anche pieni di punti neri. Quindi faccio anche sempre molta fatica a truccarli. No, vabbè. Fantastica. Fantastica. Rieccomi. Ho aggiunto tipo un tocco di mascara perché mi sembrava di avere due palle al posto degli occhi. Quindi ritorniamo, anche se vedo che non si nota neanche un po', quindi non so perché l'ho fatto. Comunque, arriviamo alle conclusioni su questo modo di applicare il fondotinta con oggetti siliconici. Partiamo dal primo fino ad arrivare all'ultimo. Allora, anzi, partiamo dal secondo, questo, la Beauty Blender con la pellicola. Se l'avete in casa e volete provarla, fatelo, ma tra i tre metodi è quello che ho trovato più inutile e più difficoltoso da applicare. Funziona perché vi fa risparmiare un sacco di fondotinta. Quindi vi consiglierei di utilizzare questo metodo solo in casi di emergenza, se state finendo il fondotinta e avete in casa solo una beauty blender e della pellicola sul formaggio, non lo so, in frigo. Quindi utilizzate questo solo in caso di emergenza, quindi buttiamolo. Vediamo poi alle vere due star di questo metodo di applicazione. Il ritaglio di reggiseno, l'ho trovato fantastico, mi sono trovata bene. Applica davvero bene, ha una grandezza perfetta. L'unica pecca è che non so se riguarda questo tutti queste tipologie di materiale, o forse perché l'ho lasciato seccare. Comunque questo, se lo vedete, forma delle grinze perché sopra è più secco rispetto a sotto. Forse perché ce l'ho da davvero tanti anni e è un po' seccato. Comunque è fantastico. Punto. Comunque il podio spetta a la mitica soletta. Io l'ho scelta mini perché vi ho spiegato che volevo utilizzarla per applicare il fondotinta o anche il correttore, perché va benissimo anche per il correttore. L'ho testata qualche giorno fa e vi farò vedere un video se vi interessa, lasciatemi un commento qui sotto. Chiusa parentesi, questa è la mia scelta numero uno, è perfetta perché è semplice da utilizzare, perché si appiccica al dito, è semplice l'applicazione del fondotinta, è leggermente nella parte che dovrebbe stare a contatto con la pelle del piede, umida, non so cosa dirvi, non so come dirvi, è un silicone molto scivoloso, diciamola così, e di conseguenza il fondotinta non fa alcuna presa su questo oggetto e quindi viene rilasciato completamente sulla pelle. In questo modo utilizzerete davvero tutto il fondotinta e la metà non rimarrà intrappolata in pennelli, spugne, chi più ne ha più ne metta. Mi sembra di aver detto tutto. Se avete altri metodi da suggerirmi, che non siano quello di utilizzare un palloncino profilattico sopra Beauty Blender, come ho visto che hanno fatto tanti youtuber, perché mi sembra davvero una cavolata. Consigliatemeli qui sotto. Io vi do appuntamento alla prossima puntata. Se avete altri beauty hacks da chiedermi o qualche suggerimento da darmi in merito a questa applicazione, mi raccomando, scrivetemi tutto qui sotto perché sono davvero super super curiosa. Lo stesso vale per i commenti costruttivi. Sono ancora abbastanza all'inizio con i video, quindi se avete qualche consiglio, se vedete che parlo malissimo a macchinetta o qualche problema, scrivetemi, mi farete davvero davvero piacere. Qui sotto nell'info box vi lascio tutti i miei link a Glamour, perché io scrivo anche per Glamour e anche per Vanity Fair, perché in realtà io non sono una grande oratrice, ma preferisco scrivere perché sono di natura molto molto timida. Comunque trovate anche i link ai miei social. Piccola parentesi, siamo in 200.000 su Instagram, yeah! Comunque, al vlog e a tutte le altre cose. Iscrivetemi al mio canale, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto. Lasciate un like e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!